Italia. Benvenuti in Africa, da qui partirà la nostra rinascita. Poi torniamo a Napoli e ci pigliamo tutto quello che ho noi. Eccoci qua, l'Africa è bellissima, è piena di diamanti. Me ne hanno regalato stamattina uno, era fresco, parlava ancora. E sono un diamante, E che parla così? È un diamante grezzo. Grezzo? Chi sta a tamarne qua grezzo? Ma guarda chi sto. Bella, eh? Ah. Che tamaro, ragazzi, questo vale un sacco di soldi, che state scherzando? Questo lo regalo alla mia fidanzata che ho conosciuto stamattina. Dove? Nel deserto. E come si chiama? Sahara. Te lo regalo, quella è contenta. Ma come, tu hai conosciuto una ragazza nel deserto? Sì, la sera escono sempre le donne nel deserto, si prendono il deserto. Ma stai dicendo? Oh, lo sanno tutti, in Africa è così, se le cose non le sai, salle. Ma che... voce del verbo, io sallo, tu salle, sallere. Ah. È un verbo irregolarissimo, va bene? I verbi li conosci? Li conosco, certo. E qual è il participio presente del verbo sostare? Sostanco. Io sono stanco, tu sei stanco, e io sassetto. Così va l'Italia. Parliamo di lavoro, va. È meglio che parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro. Ragazzi, sentitemi bene. Per concludere l'affare dell'avorio e dei diamanti dovremo parlare direttamente col capo dei Masai. Si trovano tra Kenya e Tanzania. Mamma mia, che ci arriviamo a piedi? No, quello c'è la corriere, passa tutte le sere. No, corriere della sera. Animale, andremo a piedi. Attraverseremo il deserto in 6 giorni. Dormiremo nelle Enkag. Sono delle capanne fatte di fango e sterco. Mamma mia, che casa in merda. Non ci deconcentriamo, mi raccomando, davanti ai Masai non ci dobbiamo confondere. Gli uomini portano i capelli lunghi e le donne portano i capelli rasati a zero. State attenti. Tu te stai attento che tiene i capelli rasati. O mandingo ti una femmina. Stai attento, Attento a mandingo. Stai bene con la minigonna. Quello viene con la minigonna a Napoli. Non facite scema, va bene. Stiamo scherzando. Comunque, ragazzi, se vi dovessero offrire da mangiare, non rifiutate mai. Potrebbero offendersi. No, chi rifiuti? C'è una fame pazza. Che si mangiano questi Masai? Insetti. Ma soprattutto vespe e cavallette. È incredibile, si mangiano i cavallette e i vespe. E come parcheggiano i vespe? Un cadono così. Ma che stai dicendo? Ma che schifo. Ma ci sono? Sei impazzito? Mi puoi picchiare? Ma perché? Perché io porto gli occhiali, lo sai? Ma sai che porto gli occhiali? Ma sai che adesso non ce l'hai? Ma sai che tengo le lentine, Ma non ho capito, pure in Africa con questo caldo porti le lentine. Metti le lentine a mezza mano, perché qualcosa? Vabbè ragazzi, una volta concluso l'affare del lavoro e dei diamanti, dall'Africa andremo in Spagna. E chi ci aiuterà in Spagna? Allora in Spagna va a giudire Don Salvatore Conte. Don Salvatore, in Spagna ci serve protezione. E quale è il problema? Protezione 30 o protezione 50? A Spagna solo calcio. Ma che protezione hai capito? La verità è che quando mi hanno sciso a gomorra mi sono rapito un lito a Spagna. Un lito? E quando l'avete aperto questo lito? E qua piano piano ho cominciato prima con il lito, poi mi ha cipiato la spiaggia, i scogli, il mare, insomma, mi ha cipiato un lito con tutta la mano. Beh, non siamo lì. Scusate, che ci fate qua in Africa? In Africa? In Africa? Ma come, mi sono addormentato un colpo e dallo stiva in Spagna, ma sono in Africa. Ma io se vengo a popetalo, perché in di me è Europa, Africa. No, è magia povera. E perché? E sono in continente. Comunque, Don Salvatore, scusatemi, ma allora ci potete aiutare anche qua? A disposizione, ma com'è la situazione qua in Africa? È nera. Ma che c'è? Ti stai mettendo paura? Ti stai tirando indietro? Fai schifo! Struzzo!
E per i tipi come te che Gomorra perde di credibilità. Fai schifo! Strunz! E per i tipi come te che quando un napoletano va in Africa viene chiamato polentone. Fai schifo! Strunz! Tu sei un traditore! Fai schifo! Strunz! E vince per due lunghezze per lo strunz più lungo dell'anno, Don Salvatore Conte! Yeah! Thank you.